però vorremmo occuparci di una vicenda che ieri era sulle prime pagine dei giornali e che è ancora oggi in alcuni giornali. Non lo vedo, ma insomma era il problema del buco che si è trovato all'INPS, un buco che si diceva mette a rischio le pensioni. Allora ci siamo subito collegati telefonicamente con il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua. C'è Mastrapasqua, buongiorno. Salve, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Ecco, allora questo buco c'è o non c'è? Prima domanda, e seconda ancora più importante, le pensioni sono a rischio? Ho piacere rispondere alla prima domanda, alla seconda domanda innanzitutto. Le pensioni non sono a rischio, nessun allarme, nessun tipo di assolutamente preoccupazione. L'INPDAP è storicamente e ovviamente strutturalmente in deficit, in quanto diminuiscono i dipendenti pubblici ed aumentano conseguentemente i pensionati. In tutti questi anni il Ministero dell'Economia, quindi lo Stato, il Governo ha ripianato il disavanzo dell'INPDAP, l'ha fatto sulla base degli elementi contabili. Nel momento in cui l'INPDAP è confluito dentro l'INPS, la stessa cosa avviene, quindi lo Stato alla fine dell'anno si accorgerà quanto l'INPS ovviamente paga in più rispetto a quello che è incassato e lo ripianerà. Quindi nessun tipo di allarme, un problema sicuramente contabile, ma non assolutamente dal punto di vista dell'erogazione delle pensioni. Grazie Presidente. Allora io so che comunque ci sono una serie ancora di aspetti da chiarire, intanto lo facciamo questa mattina con il TG1 mattina, possiamo essere un po' più tranquilli quindi rispetto a ieri. Assolutamente tranquilli, le pensioni sono una cosa seria, quindi è giusto gli allarmismi, è giusto fare titoli e scrivere delle cose, però ecco, scherzare sulla sostenibilità di pagare le pensioni è qualcosa di troppo delicato, perché va del futuro di tutte quante le persone. Quindi ecco, mi sento di dire, fare gli approfondimenti è giusto e corretto, ma nessun allarme sulle pensioni, saranno sempre e comunque pagate. La ringrazio Presidente, Uno Mattina se ne occuperà ancora più tardi. Grazie, Presidente Mastrapasqua.